L'andamento mensile dei prezzi al consumo è in aumento. Quello tendenziale, secondo l'ultima nota, ossia la variazione relativa al mese precedente, è pari a un più 7,2%. Trasporti e abitazioni fanno la parte del leone anche rispetto allo stesso mese dello scorso anno, insieme a energia, gas e gasolio. A soffrire maggiormente, non solo in questo periodo, ma da almeno un anno, è il reparto alimentare, più 6,9% su base annua come variazione tendenziale, con un significativo aumento proprio in relazione ai generi di prima necessità come pane e cereali, più 9,5% tendenziale. Non c'è da stupirsi di questa situazione che andrà, ahimè, secondo me, peggiorando. Il comparto alimentare ha cercato di mediare, ha cercato di assorbire gli aumenti che comunque noi abbiamo già dall'anno scorso, però adesso siamo arrivati a un punto che è impossibile da sostenere. Quindi gli aumenti esponenziali di alcune materie prime, gli aumenti esponenziali dell'energia. Il problema poi delle materie prime, al di là poi di una componente speculativa che c'è sicuramente, che è un problema che nasce da lontano, perché il problema delle materie prime dell'aumento è da maggio dell'anno scorso che lo stiamo denunciando, quindi probabilmente la situazione contingente anche della guerra ha accentuato qualcosa che stava già andando avanti, quindi gli aumenti esponenziali, la speculazione, soprattutto la carenza di materie prime. Complice anche delle scarse produzioni, vede per esempio nel settore degli zuccheri, lo zucchero si parla di un 15% meno a livello mondiale, quindi la situazione è veramente complessa. Le previsioni dunque presentano molte ombre. Si prepara a momenti non semplici che riverbereranno assolutamente sul PIL, già ci sono delle stime quest'anno che il 2%, che è un dato di per sé non male per l'Italia, però passiamo 0,9 l'anno prossimo, quindi c'è qualche preoccupazione. Si ridurranno dunque anche gli acquisti. Se ci saranno meno acquisti si produrrà di meno, se si produrrà di meno avremo problemi occupazionali, quindi è l'effetto domino che si crea in queste situazioni negli ambienti di mercato nostro già conosciuti.